Osiris New Dawn, o comunque come si dice, non lo so, il titolo è lì, ve lo leggete se lo pronunciate meglio di me, è quello lì. Comunque, siamo su Marte? Siamo su un pianeta alieno? Sì, e sono un astronauta, e ci sono solo io. Praticamente questa è la mia base, è un piccolo primo sguardo a sto gioco che stanno progettando, programmando e devono ancora finire di sviluppare. Cosa consiste il gioco? Esplorazione spaziale, sopravvivenza, qualche alieno, ne stanno implementando parecchi, mezzi, diversi mezzi e la possibilità di giocare con altri giocatori. Si può giocare da solo, da soli, ma anche in multiplayer. Si può creare dei clan oppure si può fare alla Rambo maniera io contro tutti o tutti contro tutti. E niente. Ci sono varie armi, vari insettoni, navicelle spaziali. Si potrà cambiare di pianeti e tante altre cose. Questo, per esempio, è il robot insetto meccanico barra biomeccanico, anzi. Questa è la mia base, alcuni mezzi. Mo' entriamo di qua. Sono tanto orgoglioso. Ma questo è solo un piccolissimo sguardo a quello che potrebbe essere un gioco che diventerà molto, molto grande. Questa cupola in vetro è stupenda. Vediamo un po' cos'è. Questi, vabbè, sono i controllo del clima, l'ascensore, il controllo del clima, della base, c'è l'ossigeno e tutto il resto. Guardate che cupola, questa è tipo l'attico, farci un'idea del fatto tutto finestrato in modo che si potesse vedere uno skyline del paesaggio. Questa è la mia base, ecco la cupola lì sotto. Ecco, qui ci siamo. Qui sotto c'è praticamente le mie piantine dove si possono costruire. È roba che ci servirà poi per mangiare durante le partite, cose così. Vediamo. Questo è sempre una veduta dall'altro. Dall'alto, dall'altra torre, dove io ho creato un garage lì, una piazzola di atterraggio per l'astronave. E vabbè, c'è la moto gravitazionale. Adesso facciamo un giretto con questa navicella che poi ci servirà anche per andare su altri pianeti. Allora, nella mappa in alto a destra i punti di rosso sono la mia base e le linee sono la demarcazione dell'altimetria, si può dire, della mappa. Allora, questo è uno sguardo un po' più dall'alto. Con i miei faretti che ho puntato tutti all'interno della base. E scusate, ma io sto mangiando le palline al cocco che sono buonissime. E vai. Vediamo che stuntman. Allora, tanto per capirci, questo è un pianeta alieno. Siete da soli o con altri giocatori. L'ambientazione è molto bella, ha delle grosse potenzialità, ma lo stanno ancora sviluppando. Io gli do fiducia. Vediamo com'è. Tanto qui ho mission accomplished. Vediamo un po' che se lo fa. Niente. Detto questo, vi saluto e riprenderò con un'altra partita, magari su una nuova base. Ciao ciao.